quando mica è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va il Bugle? Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York, e tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry e... Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo, insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, i regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. È bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schulz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Peter, solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di Jameson e il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Tiro a indovinare. Quei tizi non vivono lì. Ehi, voi non sembrate dei fabbri! Sistemato la questione con la commissione fondi. Se la prova del caporale Texidor procede come deve, dovremmo essere a posto. È fantastico, Doc. Siamo di nuovo in pista. Sì, almeno finché il sindaco non saprà del nostro piccolo incidente. Posso contare su di te per domani? Assolutamente. Andrà alla grande. E noi cambieremo il mondo, Doc. Mi accontento di non appiccare altri incendi. A domani, Peter. Sarà un gran giorno. Finirete tutti in prigione e ci resterete a lungo se siete esperti di evasioni come di effrazioni.
Ciao, Herman. Sul serio? Arrenditi, non mi prenderai mai. Questa l'ho già sentita. Non voglio sentirti, non faresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente, volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere. Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo. Aspetta, dimenticavo, tu non provi emozioni. Avanti, Herman. Questo gioco del silenzio non è divertente. Herman! Preso. Ora parliamo. Ho detto, non voglio parlare. L'ho notato. Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso! Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido! Devi essere disperato! Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno! O per qualcuno! Vuoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni? Scegli tu! Ho detto abbastanza! Via, via, via! Personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo. Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow! È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Ho qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao, MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Un modo c'è. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto. E voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo. Quindi posso chiamarti... sempre? Certo, sempre e comunque. Oh, quindi ci parliamo di nuovo. Forte. È quasi mattina. Lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Mm.
Peter. Servi aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché? Sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone? Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Ehi. Il simbolo nella maschera significa demone. Lee era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Ehi, ragazzo, come va con le robe scientifiche? Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di spy di qui in città? Seguendo Mary Jane. Tranquilla, la tengo d'occhio io. Dimmi che siete tornati insieme. No, ma ci parliamo. Un passo alla volta. Mi spiace per il signor Lee. È solo preoccupato. In effetti mi ha quasi commosso. So che ti vuole bene e ammira la dedizione con cui aiuti gli altri. Forse gli ricordi il suo passato, si rivede in te. Entrambi orfani e persone brillanti. L'ammirazione è reciproca. Hai un capo eccellente, zia May. Glielo riferirò. A presto, Peter. Sì? Peter, sono il dottor Octavius. Ehi, come va? C'è il caporale di Lancia Texidor per una prova. L'avevo totalmente rimosso. Voglio dire, lo ricordavo perfettamente, ma... arrivo subito. Sta diventando un'abitudine, Parker. Devi rimetterti in sesto. Questi ritardi non sono da te. Ha ragione. Ho perso la cognizione del tempo. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Ehi! Ehi! Ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati.
Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai? Accidenti. Parli del diavolo. Signor Osborne. Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne. Chiamami Norman. Solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuita. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, vero? Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. E anche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Piano, stia attento. Piano. Beh, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter. È finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossi te, mi cercherei un lavoro. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry? Potrebbe parlare con il padre. No, Norman non ascolta mai. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. Ci sarà un modo per aiutare Doc. Deve esserci. Harry mi ha lasciato un messaggio prima di partire per l'Europa. Ah, Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Avevo avviato tutto, ma ora che sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Beh, non mi renderà ricco, ma lui sembrava tenerci molto. Vedrò di fare il possibile. Un paio di stazioni misurano l'inquinamento nell'aria. L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti prima che raggiungano livelli tossici. Penso che la Oscorp speri nel fallimento del progetto, perché potrebbe inchiodarli alle loro colpe. La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti. È in aumento. Di questo passo rischia di essere letale. Le particelle formano degli agglomerati, piccole nubi di smog. Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano. Per quanto nocive, dovrò passare in mezzo a quelle nubi. Perché queste nubi siano visibili a occhio nudo, il livello di tossine deve essere alle stelle. E presa! Ottimi dati. O meglio, dati utili su sostanze pessime. Ce l'ho!
Sembra di respirare da un tubo di scappamento. La tossina proviene da due modelli di auto e da una ciminiera difettosa. Servono foto. Ottimo uso della luce. Perfetto. Il mio miglior ritratto di ciminiera. Ora tocca al Dipartimento di Protezione Ambientale. Dovrei preparare un costume verde per la giornata della Terra. La stazione di Harry ha risolto una crisi sanitaria. Per la Oscorp sarà complicato negarne l'utilità. Spider-Man, Shocker è fuggito. Sta svaligiando una banca sulla 31esima East. Che è successo? Non era dietro le sbarre! Esatto, ma una delle guardie l'ha fatto gentilmente uscire dalla cella e gli ha ridato il costume. Avrei scommesso che lavorava per qualcuno. La guardia ha detto qualcosa? Non molto, visto che è morta. Chi ha architettato l'evasione di Shocker non voleva testimoni. Cavolo! A giudicare dalle telecamere, la guardia sembrava in stato di trance. Inoltre, ma potrebbero essere state le luci, i suoi occhi sembravano luminosi. Inquietante! D'accordo, vedrò di ottenere qualche informazione direttamente da Shocker. Supportate le attività locali evitando di derubarle! Peter, sto indagando sui demoni. A quanto pare hanno acquisito potere approfittando del vuoto lasciato da Fisk. Sono stato io a toglierlo di mezzo. Jameson aveva ragione. Tutta colpa mia. E qual era l'alternativa? Permettere a Fisk di giocare al padrino? Ma stai bene, sempre più ragazzo del solito. Potrei aver perso il lavoro. Il comune, ovvero Norman, ci ha tagliato i fondi. Oh, Pete, mi dispiace. Se Harry fosse qui potrebbe far ragionare suo padre. Ma troverete altri finanziatori, vedrai. Il vostro lavoro è troppo importante. Grazie, MJ. Ci sentiamo dopo. Herman, da quanto tempo? Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà vigilata? Ops, siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo o verità? No? A schiaccia pollice? Ok, a pugni in faccia. Wow! Ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci. Vuoi combattere? E allora combattiamo! Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Tu sono stupido. Tu parli troppo. È questione di punti di vista. Per dire, con quale standard si... Posso finalmente danneggiarlo. Perché lo fai, Herman? Perché altrimenti mi uccideranno! Arriva! Se confesserai, ti aiuterò! Vorresti aiutarmi? Lasciami tenere i soldi, allora! Mi spiace, ma non posso! Non va, devo cambiare approccio. Prendi! Oh!
Sai, ormai la gente non va più in banca. Hai avuto fortuna con quei contanti. Ma se vuoi rapinare una banca, prova il day trading. È di gran moda. Aspetta, aspetta. Oh no! Oh, andiamo, Herman! Se mi dirai per chi lavori, ti farò avere uno sconto di pena! Se parlo, sono morto! Sono stati molto chiari! Questa farà male! Mi preoccupi, Herman! Non è da te avere paura di qualcuno! Non so se mi raccattiano dei qualcuno o dei qualcosa. Non so se nascondano quelle maschere. Aspetta, hai detto maschere? Questi tizi in maschera, cosa faranno con i soldi? Non lo so e non mi importa. Dopo questo colpo io ho chiuso. Ok, questa colpiscila di testa. Non ti muovere! Non hai detto per favore! Arrenditi e ti proteggeremo! Impossibile! Tu non hai idea! Credimi! Ok! Brutto figlio di... Ultima opportunità di arrenderti! Sono serio! Sta fermo! D'accordo, prima scherzavo! Ma questa è l'ultima, ultima opportunità! Giuro! Scusa, Herman. A volte le sfortune ti piombano addosso, letteralmente.